Il trattamento chemioterapico colpisce le popolazioni cellulari proliferanti normali, esponendo il paziente a diversi tipi di tossicità, le quali, oltre ad avere un impatto negativo sulla qualità della vita, possono ritardare o impedire la prosecuzione del trattamento. Il video seguente è stato pensato per aiutare il paziente ad affrontare nel modo migliore gli effetti indesiderati che si possono presentare durante il percorso di cura. Ogni farmaco chemioterapico possiede una potenziale capacità intrinseca di provocare nausea, che può venire influenzata da variabili estrinseche, quali dose, via di somministrazione e velocità con la quale il farmaco viene infuso. La nausea e il vomito possono essere controllati da farmaci che le verranno dati contemporaneamente e nel periodo successivo alla chemioterapia. Tuttavia, alcuni accorgimenti nel modo di alimentarsi e comportarsi potrebbero esserle utili. Preferisca cibi secchi, cracker, toast, biscotti ed eviti cibi unti o molto dolci. Eviti cibi fortemente profumati, in quanto potrebbero portarle la nausea. Preferisca cibi a temperatura ambiente. Beva lontano dai pasti, circa un'ora prima. Eviti di coricarsi per almeno 2 ore dopo mangiato. Faccia una breve passeggiata per evitare nausea e reflusso. Faccia piccoli ma frequenti spuntini in modo che lo stomaco non resti mai completamente vuoto. Utilizzi sostanze come menta e zenzero, i quali riducono la nausea. Assuma bevande idrosaline perché lasciano più velocemente lo stomaco. Preferisca le carni bianche a quelle rosse perché più digeribili. Se i sintomi dovessero persistere, si rivolga al suo centro di riferimento. La mucosite è un'infiammazione della mucosa che riveste il cavo orale e le prime vie respiratorie e digerenti. Si manifesta con sensazione di bruciore del cavo orale, presenza all'interno della bocca di placche bianche, arrossamenti o ulcerazioni, difficoltà al consumo di cibo. La mucosite è un effetto collaterale piuttosto frequente della chemioterapia e rende la persona più soggetta a infezioni fungine. La gravità e la frequenza dipendono da diversi fattori, quali farmaci utilizzati, tipo di ciclo, igiene dentale e dall'alimentazione. Alcuni consigli utili per prevenire o trattare la mucosite: rimuova le protesi dentarie e le disinfetti durante il periodo notturno per evitare di irritare ulteriormente le gengive. Se avverte le labbra secche, utilizzi degli stick ammorbidenti. Esegua degli sciacqui con acqua e bicarbonato 3 volte al giorno. Un cucchiaio di bicarbonato in un bicchiere d'acqua e mezzo cucchiaio di sale. Utilizzi spazzolini morbidi e colluttori non alcolici per l'igiene del cavo orale. Eviti l'utilizzo del filo interdentale. Beva molta acqua, circa 2 litri al giorno, in quanto la scarsa idratazione può diminuire la normale produzione di saliva e peggiorare la secchezza della bocca. Si alimenti con una dieta morbida, frullati, purè, creme ed eviti di assumere agrumi, cibi duri o speziati. Preferisca cibi a temperatura ambiente se prova fastidio nell'assumere cibi caldi o freddi. Se avverte dolore del cavo orale, metta in bocca dei pezzettini di ghiaccio che leniscono il dolore. Alcuni farmaci possono causare cambiamenti nel modo in cui si percepiscono odori e sapori. Per questo può accadere che tutti i cibi sembrino amari o salati o si senta un sapore metallico.
Per migliorare la sintomatologia, le suggeriamo di consumare alimenti nuovi, scegliere cibi saporiti e speziati, utilizzare posate in plastica se si percepisce un gusto metallico con l'utilizzo di quelle normali, consumare pietanze fredde o a temperatura ambiente, mangiare dei pezzettini di ananas prima di consumare il pasto. Cambiare tipo di acqua se quella abituale ha un cattivo sapore, aggiungere limone o succhi di frutta, o preferire l'acqua gasata. Fare riferimento al medico per eventuali infezioni del cavo orale. La perdita dell'appetito può essere causata da vari fattori: difficoltà a deglutire, nausea, vomito, alterazione del senso del gusto, dolore e depressione. Per migliorare questa eventuale condizione, i consigli sono quelli del capitolo nausea e vomito ed in aggiunta praticare attività fisica prima dei pasti, passeggiate di 10 minuti, preferire cibi ad alto contenuto calorico e proteico. Con il termine diarrea si intende la presenza di tre o più scariche al giorno di feci non formate o liquide con o senza dolore. Essa può insorgere immediatamente dopo la somministrazione oppure a distanza di qualche giorno o settimana. Per combatterla, mangiare cibi ricchi di potassio, sodio e proteine e a basso contenuto di fibre. Evitare cibi troppo freddi o troppo caldi, frutta ed in particolare la buccia, bevande gasate, alcoliche e il caffè, alimenti a base di latte, fritti o speziati, in quanto tutti, irritando la mucosa intestinale, peggiorano la diarrea. Evitare di fumare perché il fumo irrita la mucosa, peggiorando la sintomatologia. In caso di diarrea, si ricordi sempre di bere molti liquidi, 2-3 litri al giorno, per evitare la disidratazione. Assuma loperamide secondo prescrizione medica. La stipsi è caratterizzata da scarso numero di evacuazioni, con emissione dolorosa di feci di consistenza aumentata con eventuale presenza di eccessiva flatulenza o sensazione di defecazione incompleta. Questo potrebbe essere conseguenza di una ridotta attività motoria, errata alimentazione, ridotta assunzione di liquidi. Il disturbo può essere controllato con accorgimenti legati all'alimentazione e allo stile di vita, come consumare almeno 2 litri di acqua al giorno, aumentare, se possibile, l'attività fisica, aumentare l'apporto di fibre nella propria dieta, crusca, frutta e verdura fresca, assumere bevande calde che stimolano il movimento intestinale, assumere lassativi seguendo la prescrizione medica. Per neutropenia si intende una riduzione del numero di neutrofili che rappresentano una barriera primaria alla penetrazione di agenti potenzialmente patogeni, predisponendo allo sviluppo di episodi infettivi. È un effetto tossico, dose limitante di molti moderni regimi polichemioterapici. Se i neutrofili non ritornano alla normalità abbastanza velocemente, il medico potrà ritardare il prossimo ciclo di chemioterapia o raccomanderà un dosaggio più basso. Alcuni consigli che possono essere utili per ridurre il rischio di infezione. Il latte consumato o da cui derivano alcuni alimenti, quali sorbetto, yogurt, ricotta, gelato, panna, formaggi, deve essere rigorosamente pastorizzato. Evitare cibi crudi, preferire carne, uova, frutta
frutta o verdura cotti. Eseguire un'accurata igiene delle mani. Diminuire i contatti con gli animali. Evitare luoghi affollati come teatri, cinema, concerti. In caso di neutropenia grave, il medico vi consiglierà l'uso di mascherina per un'adeguata protezione. In assenza di rischio di contagio, la mascherina potrà essere tolta.